Amici di Cerignola Viva, ben trovati dal campo Monterisi, dove è appena terminata la gara tra l'Audace Cerignola e il Nocattaro, vinta dai gialloblu 3-1. Siamo in compagnia del mister Giuseppe Crudele. Mister, una partita bella, sempre al comando, diciamo, meritata, soddisfatto di questa prestazione. Sì, abbiamo fatto una bella partita, per intensità, per anche nel rubare palla, nell'aggredire alti e nelle ripartenze. 2-0 anche il primo tempo, forse era anche un po' stretto, insomma. Aspetto tattico, due novità su tutte, il modulo, il 3-5-2, e soprattutto Carmine in quella posizione di play si abbassava spesso per prendere palla. Sì, il 3-5-2 ho provato Ibra, Sacco, è stata una piacevole sorpresa perché è un ragazzo, come ho detto prima, di prospettiva. Poi Marinaro, per me lui può giocare perché ha qualità e quindi mettendo davanti alla difesa fa giocare tutta la squadra e penso che è la soluzione giusta per lui. Mister, sono passate già 2 settimane, comincia a sentire sua, 3, comincia a sentire sua la squadra? Sentire mia perché sono stato già 2 anni, stavo con Massimo e quindi la maggior parte sono ragazzi che già conosco, poi sono ragazzi bravi, sono orgoglioso di allenare questa squadra e devo ringraziare la famiglia Gri che comunque mi sta dando fiducia, visto che questo tecnico che non arriva, insomma, vuol dire che loro stanno pensando bene, chi fa il caso nostro. Io faccio il traghettatore, come ho detto, appena tutto sarà a posto, io tornerò al settore giovanile che ho i miei ragazzi là che mi aspettano. Per chiudere, mister, domenica trasferta importante sul campo del Barletta, primo scontro diretto, primo banco di prova. E sul banco di prova per vedere chi siamo. Domenica sicuramente credo che ce l'andiamo a giocare come facciamo dappertutto perché i ragazzi hanno qualità e quindi non temiamo nessuno, andiamo lì, ci giochiamo la partita, poi si vedrà. Ok, grazie mister, complimenti. Vedevo, grazie a voi. Siamo con Sebastiano Colucci. Seba, un'altra prova convincente, la tua e della squadra, 3 punti importanti, 3 punti per restare nelle zone alte della classifica. Sì, era importante vincere oggi perché sapevamo dell'impegno casalingo che avevano tutte le altre contendenti, diciamo, come noi, e infatti da quello che so l'Altamura ha vinto pure, c'era quasi scontato che vinceva, quindi per noi oggi era importante vincere e a maggior ragione penso con un'ottima prestazione da parte di tutti quanti, e adesso però bisogna già pensare alla partita di domenica. Dal punto di vista personale, nel 3-5-2 esterno alto, diciamo basso quando difendevate, 2 assist, tante occasioni create dalla tua fascia, quanto sei soddisfatto? Tanto, sono soddisfatto molto, però abbiamo provato in settimana già tutte queste diciamo, varianti e le abbiamo messe a frutto tutte quante. E dal punto di vista personale sono contento, però ancora di più perché si è vista una squadra che sapeva quello che doveva fare. Con la Salandra sull'asse di sinistra, è un asse appunto consolidato. Beh sì, sono tanti anni che giochiamo insieme, quindi già dei tempi di cui ero under, quindi no, ci conosciamo benissimo, sappiamo tutti i movimenti che dobbiamo fare, va bene così. Per chiudere, domenica Barletta, l'abbiamo già detto al mister, primo banco di prova, come arriva l'Audace? Ma noi arriviamo con delle consapevolezze che non abbiamo niente da invidiare a loro, anzi, non ci fanno per niente paura, sappiamo le nostre potenzialità, in settimana prepareremo già la partita contro il Barletta, alcuni li conosciamo, quindi sappiamo già come affrontarli e come giocarcela benissimo. Ok, grazie Sibe, complimenti. Grazie a te.